Ο Τζίτζιρα στο Μιτζίρα, στο Τζίτζι Μιτζιχοτζίρα, στον έπικε στη Ζηρία στη Μιτζίρα, στη Τζίτζι Μιτζιχοτζίρα, να φάει ένα Τζίρο Μιτζιρο Τζίτζι Μιτζιχοτζίρα. Ο Τζίτζιρα στο Μιτζίρα, στο Τζίτζι Μιτζιχοτζίρα, στον έπικε στη Ζηρία στη Μιτζίρα, στη Τζίτζι Μιτζιχοτζίρα, να φάει ένα Τζίρο Μιτζιρο Τζίτζι Μιτζιχοτζίρα. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, però è altrettanto vero che lo sviluppo dei media di comunicazione orale è immediata e evidente, e che quindi lo spazio che noi riserviamo alla lettura diventa sempre minore. Questo può essere un rischio anche, ma è anche una grande possibilità. Perciò noi vogliamo diventare auto-analfabeti, vogliamo cercare di rendere l'oralità, di trasformare questa nuova oralità che è un dato di fatto in un'oralità complessa, non superficiale. L'oralità non superficiale, un'oralità di qualità, un'oralità che comunichi davvero, no? E quando dico comunica troppo, non si comunica niente poi. In realtà sì, il massimo dell'informazione è il rumore, e di fronte a questa possibilità che arrivi solo rumore, noi abbiamo bisogno in qualche modo di non arroccarci solamente in difesa dello scritto, ma di andare nel territorio nuovo ad esplorarlo, e questo territorio nuovo è quello dell'oralità secondaria. Quindi noi siamo degli autoanalfabeti, così come si può essere autodidatti. Noi... Finito l'intervista? No, dobbiamo ancora cominciare. Aspetta che vedo se è riuscita questa, vediamo, dammi un secondo e poi cominciamo.